Ciao artisti e benvenuti su Nerd Giochi Channel, arte a 360 gradi. Nuova location questa volta, e sapete già che cosa significa, vero? Esatto, nuova rubrica. Questa è la ex camera di mio fratello, e ne approfitto per salutarlo. Ciao Ale! Siccome qui ci sono una libreria e uno scaffale pieno di libri e videocassette, ho pensato che potesse essere il posto perfetto per dei video prettamente teorici. Quindi, d'ora in avanti, le recensioni delle opere d'arte e le biografie degli artisti saranno ambientate qui. Non avevo idea di quale potesse essere l'argomento giusto per iniziare, anche perché ce ne sono un'infinità. Ma alla fine ho deciso. E qui ci sono tre elementi che ci aiuteranno ad addentrarci meglio nel mondo dell'opera in questione. Ma prima di cominciare, se volete divertirvi ma allo stesso tempo acculturarvi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Come potete vedere, alla mia sinistra c'è un libro, volutamente grande e aperto. Alla mia destra, un altro libro, volutamente piccolo, chiuso e dalla copertina gialla. E qui davanti a me una candela, volutamente spenta. Tutti protagonisti di quest'opera. Natura morta con Bibbia. Si tratta di un'opera realizzata da Vincent van Gogh. La tecnica scelta è il colore a olio su tela. È stata realizzata nel 1885, le dimensioni sono 78 x 65 cm e la si può trovare nel Museo van Gogh di Amsterdam. Il periodo esatto di realizzazione è quello immediatamente successivo alla morte del padre di Vincent, Theodorus, avvenuta il 26 marzo del 1885. Vincent realizzò il dipinto mentre si trovava a Nuenen, cittadina olandese nella quale abitavano i suoi genitori e nella quale anche lui visse temporaneamente tra il 1883 e il 1885. Tra l'altro, in questa cittadina, suo padre era un sacerdote protestante molto rispettato e amato, ma la convivenza tra padre e figlio fu tutt'altro che pacifica. Questo perché i continui fallimenti umani e professionali di Vincent furono causa di furiosi scontri tra i due, andando così ad incrinare e poi distruggere la quiete su cui il capofamiglia aveva fondato la propria quotidianità. Il dipinto è stato realizzato au premier coup, che in francese significa al primo colpo, di getto. Vincent lavorò velocemente proprio per eliminare al più presto possibile il peso della morte di suo padre dal proprio subconscio. A prima vista non si direbbe, ma il quadro è pieno di simboli e metafore. Il gigantesco libro al centro della scena non può non essere notato. Come spiegato dal titolo, è una Bibbia e rappresenta Theodorus. Essendo un prete, essa faceva sicuramente parte del suo quotidiano. Ma era anche molto importante per Vincent. Infatti, cosa che non tutti sanno, egli la leggeva tutti i giorni e aveva addirittura cercato di tradurla in quattro lingue e aveva anche cercato di seguire le orme di suo padre studiando da prete, ma senza successo. Questo probabilmente causò ulteriori litigi tra i due. Qui Theodorus si impone su Vincent con la sua stazza, la sua rilegatura elegante e le sue pagine friabili. Inoltre è aperta il libro del profeta Isaia, capitolo 53. Anch'io l'ho aperta quella pagina, sottolineando ed evidenziando i paragrafi. Comunque, nel caso ve lo steste chiedendo, no, non sono cattolico, è solo un ricordo delle scuole medie. Chiusa parentesi. Il capitolo 53 è uno dei carmi più frequentemente citati tra quelli detti del servo di Dio. Un secondo dettaglio importantissimo per entrare nella psiche di Vincent al tempo della realizzazione del quadro è la candela posizionata sul portacandela. Guardatela bene, è spenta. Se fosse stata accesa avrebbe fornito l'ambiente di una sorgente di luce che, in qualche modo, avrebbe instillato un po' di calore e vivacità nell'animo dello spettatore. D'altronde, fuoco e luce sono due elementi associati alla vita e all'esistenza. Un ambiente non illuminato fa immediatamente pensare, se non alla morte, almeno all'effimerità e caducità dell'esistenza. La scelta di Vincent di dipingere una candela è un riferimento alle vanitas. Ma cosa sono le vanitas? Sono una tipologia di nature morte realizzate in Olanda durante il XVII secolo e il loro obiettivo è far riflettere lo spettatore sulla futilità e inutilità dei piaceri terreni. Per Vincent è più o meno lo stesso. Per lui indicano l'illusione di trovare un rifugio e un conforto nella religione. Infatti, come ho detto prima, siamo nel 1885, esattamente 5 anni prima che Vincent decidesse di suicidarsi con un colpo di pistola nel petto. Ultimo, ma non meno importante, analizziamo il terzo elemento. In basso a destra c'è un altro libro, molto piccolo e con la copertina gialla. È un romanzo intitolato La joie de vivre, che in francese significa la gioia di vivere. Il romanzo è stato scritto da Émile Zola, di cui Vincent era un ammiratore. Il colpo di genio è stato proprio aver scelto questo romanzo in particolare. PS, io non ce l'ho, non ho nulla di Émile Zola, l'ho dovuto sostituire con questo. I quattro pilastri della saggezza, di Buddha. Comunque, leggetelo, ve lo consiglio. Comunque,
Tornando al discorso di prima, scegliere questo romanzo in particolare è stato un colpo di genio sostanzialmente per due motivi. Il primo riguarda i protagonisti. Sono i membri di una famiglia in gravi difficoltà economiche che, a un certo punto, si ritrovano a dover affrontare numerosi lutti. Insomma, la storia perfetta per il periodo che Vincent stava vivendo. Il secondo motivo è l'odio provato da Theodorus nei confronti di Zola e di tutti i componenti del movimento letterario chiamato Verismo, da lui ritenuti immorali. Quindi, qual è il significato finale di questi tre oggetti? Da un lato c'è la liberazione da un grosso fardello, dall'altro la possibilità di mostrare qualcosa che l'autore ama e a cui può finalmente dedicarsi senza essere etichettato come depravato. Un'opera d'arte simbolica e metaforica che mostra quanto fosse conflittuale il rapporto tra Vincent e suo padre. Tra l'altro, questa situazione mi fa venire in mente un altro rapporto padre-figlio conflittuale, ovvero quello tra Franz Kafka e suo padre Hermann. Guardate questa scultura. La grandezza, l'amore del padre dispotico e autoritario è evidente. Ma nonostante tutto, Franz è riuscito a superare la sua paura, visto che è seduto sulle spalle del padre. Ovviamente non è lui che l'ha realizzata. Ma l'autore rende molto bene l'idea che traspare soprattutto dalla lettera al padre, dello scrittore ceco. Approfondirò questo concetto quando parlerò della biografia di Franz Kafka. La verità è che in Natura morta con Bibbia, sollievo e disperazione si fondono in un equilibrio precario, dove nessuno dei due prevale veramente sull'altro. Come nel Tai Chi Tu, cioè il simbolo del Tao con Yin e Yang, dove il bianco e il nero non sono mai puri, ma c'è sempre una piccola presenza di bianco nel nero e viceversa. Il quadro è un insieme di contrasti, un gioco basato sugli opposti. Grande, piccolo, aperto, chiuso, monocromo, colorato. In 4 anni, Vincent aveva studiato molto da autodidatta ed era sempre più interessato ai colori vivaci. La morte di suo padre, pur essendo un evento traumatico e doloroso, gli ha fornito l'opportunità di mettere in pratica quanto appreso e di sfogare, almeno in parte, il suo malessere. Questo deve essere il dovere dell'arte. Tutti noi possiamo sfogarci e mostrarci agli altri. Come se fossimo in una seduta psichiatrica, ma forse è molto più efficace, perché non dobbiamo pagare un professionista e, soprattutto, perché ci liberiamo di quel peso di nascosto nel nostro atelier, per poi mostrarlo agli altri solo in un secondo momento. Ok, artisti, il video finisce qui. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like, commentate che mi fa sempre piacere e iscrivetevi al canale. Seguitemi anche sugli altri miei profili social, link nella descrizione. Condividete il video con tutti i vostri amici, familiari e conoscenti e cliccate anche sull'end card. Oh, e se per caso volete che parli di qualcuno o qualcosa in particolare, chiedetemelo, sono sempre aperto ai video su richiesta. Vi aspetto sempre qui, al prossimo episodio del Davido Giochi Channel, Arte a 360 gradi. Ciao!